Vince De Sciglio. Ragazzi, ciao. Beh, stavo facendo questo fantastico duello tra De Sciglio e Balotire, però diciamo che possiamo cancellarlo. Parte questo siparietto cringe. Allora, la sfida di oggi sarà tra Ibrahimovic e Lukaku, quel duello che caratterizzò l'annata del 2020-2021 per quello scontro in Coppa Italia. Però dunque adesso lo facciamo. Bene, tiro. Ibra 10. Lukaku 9. Lukaku 9 perché comunque so che si è mangiato moltissimi gol, mentre il tiro di Ibrahimovic era disumano. Passaggio, Ibra 10. Era molto tecnico, molto molto tecnico. Lukaku 8. Sulla tecnica Lukaku sì, non è male, però comunque c'è molto da migliorare. Dribbling. Ibra 9 e anche Lukaku 9. Lukaku molto forte sul dribbling, però anche Ibra, non scherzo. Velocità 8, Ibra non è mai stato velocissimo, mentre invece Lukaku, diamogli il 10 perché ha fatto delle cavalcate assurde. Mentre invece fisico, Ibra 9,5 e questo signor 8, 10. Dunque, facendo un attimo il calcolo. Ah, prima di tutto tengo a ricordare che le valutazioni sono in base allo scontro, non a livello universale. Perché per esempio Ibrahimovic è riuscito 46,5, che era superiore a Van Basten dello scorso video. E secondo me Van Basten è di gran lunga superiore. Però insomma, Ibrahimovic 46,5, vediamo Lukaku. E a Lukaku invece esce 46, quindi di mezzo punto vince Zlatan Ibrahimovic. Winner, Zlatan Ibrahimovic, senza dubbio. Forse anche un po' di più, rispetto alla caca, a Lukaku, dai. Però comunque ci sta che abbia vinto. Scrivetemi nei commenti quali altri duelli volete.